dottor Mantovano, magistrato da tempo, grande, anche avuto una grande e importante esperienza in politica, dal 2018, mi dica se sbaglio, consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione. Il dottor Cortesi, giudice anche lui, è stato giudice anche in Cassazione, adesso è assistente di studio presso la Corte Costituzionale. E introduco brevemente in 30 secondi questo incontro così. L'anno scorso ho invitato l'amico Francesco a cena e insieme a lui c'era un amico prete che molti di voi conoscono, che si chiama Embrini, che ha appena appreso che Francesco era un giudice, la prima esclamazione che ha detto, evito l'epiteto, però insomma ha detto: ma che mestiere particolare che fai? E subito ho introdotto le cose, non era l'introduzione migliore, e poi subito lui mi ha spiegato, mi dice: sai, come fai a giudicare gli uomini? E lascio qui questo punto. Riporto una frase di Sciascia che mi ha colpito, e vi prego di fare attenzione ai termini che Sciascia usava 30 anni fa, 25. Frase di estrema profondità e qualità. Una parte della magistratura non riesce a introvertire il potere che le ha assegnato, ad assumerlo come dramma, a dibatterlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende piuttosto ad estrovertirlo, ad esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che sfiorano o addirittura attuano l'arbitrio. Quando i giudici godono il loro potere invece di soffrirlo, la società che a quel potere che ha delegato inevitabilmente è costretta a giudicare. E siamo a questo punto, conclude Sciascia 30 anni fa. Do la parola al dottor Mantovano. Grazie, grazie a Davide, grazie a tutti voi. Sciascia parlava, immagino, non meno di 30 anni fa, e in 30 anni ne sono successe di cose. E per avere un'idea molto sommaria di ciò che è successo, io vorrei iniziare da Pinocchio. Perché le avventure di Pinocchio sono un libro per adulti in grado di dirci dove finisce la giustizia in modo molto più efficace dei codici o dei trattati. Sfogliamo il libro e arriviamo al capitolo 19, dove si narra che Pinocchio si rende conto che il gatto e la volpe gli hanno rubato la vita di Pinocchio. Per questo, leggo, andò diffidato il tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Osserviamo il giudice e vediamo come lo descrive Collodi in un modo, devo dire, non particolarmente lusinghiero per la nostra corporazione. Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla, un vecchio scimmione, rispettabile per la sua grande età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri. A lui Pinocchio chiede giustizia dopo aver riferito nel dettaglio quanto gli era appena accaduto. Prosegue il testo. Il giudice lo ascoltò con molta dignità. Prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse, e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. Accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro: quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Pigliatelo dunque. Io ogni volta che rileggo le avventure di Pinocchio lo rivisco alla lettura del dunque, perché quel dunque è una sorta di equivalente al PQM, per questi motivi, le parole che segnano il passaggio dalla motivazione al dispositivo della sentenza. È una parola inquietante, come osservava Giacomo Bifi, che sulle avventure di Pinocchio ha scritto il libro splendido che tutti voi conoscete,
perché noi possiamo rassegnarci a tutto, ma non al diniego di giustizia. Possiamo sopportare ogni malvagità, ma riteniamo insopportabile la giustizia, perché la giustizia è la nostra patria, nostra di donne e di uomini, prima ancora che di magistrati o di avvocati. Per questo così di frequente ci sentiamo in esilio. Dov'è il cortocircuito? Quale salto logico fa sì che da una motivazione che descrive Burattino quale persona offesa, quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro, si passi a un dispositivo di condanna? Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Oh, intendiamoci, Collodi descrive il giudice come un personaggio benevolo, attento, financo pronto a commuoversi. Peccato che i suoi occhiali, pur d'oro, siano senza vetro, quindi gli impediscono di vedere e gli precludano quella decisione giusta che sarebbe stata coerente con la consapevolezza del loro ruolo e soprattutto col dato di fatto che veniva molto bene ricordato prima da Ordinelli, che il giudice stesso è rinunciato, è stato derubato. Quello che gli manca non è il profilo esteriore della rispettabilità, quello c'è tutto, anche se resta sempre lo scimmione della razza dei gorilla, eh? Quel che gli manca è l'umiltà di cogliere la realtà che gli si presenta davanti e l'onestà intellettuale di mantenersi stretto tra il vincolo della legge e la ricostruzione obiettiva del fatto. Poi la storia va avanti, adesso io devo stringere il più possibile perché sul punto c'è una descrizione di che cos'è il pentitismo e della certezza della pena subito dopo, ma fare perdere tempo. Perché qui siamo a festa dell'essenziale, quindi andiamo all'essenziale. E a un giudizio, andiamo all'essenziale, che il secondo di cui vorrei parlarvi non viene dalla fantasia di uno scrittore geniale. È un giudizio che si è svolto veramente e benché dalla sua celebrazione siano trascorsi circa 2000 anni, ne abbiamo 4 convergenti e puntuali verbalizzazioni ufficiali, poi ci sono quelle apocrife, ma quelle ufficiali, tra l'altro un sovrapponibile. Tra tutte scelgo quella del verbalizzante che non riferisce delegato, è testimone. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Pilato non è un giudice qualsiasi, eh? È il più importante magistrato di quel territorio. Solo a lui in quell'area geografica è conferito il potere di vita e di morte. È un magistrato romano, romano non di cognome come il nostro amico Antonio Romano, che mi ricorda il mio maestro, suo fratello Gianni Romano, che parecchi decenni fa fece tirocinio con lui, un mondo molto piccolo. È un magistrato romano formato per applicare il diritto sul quale si fonda l'impero, nella rigorosa adesione al fatto. Una delle massime del diritto romano è esattamente questa: dami factum, dabo tibi ius. Capisce subito che qualcosa non quadra. La tragica anomalia di questo processo, che ricorda quello di Pinocchio, è che il giudice enuncia quella che con linguaggio contemporaneo definiremmo la motivazione di una sentenza di assoluzione. Io non trovo in lui nessuna colpa, perché me l'avete portato? Lo dice 3 volte, ma poi invece di liberare l'imputato, leggiamo nel verbale, lo consegna a loro perché fosse crocifisso. Chiunque resta sgomento per questa assoluta incoerenza tra motivazione e dispositivo, oggi, nonostante i tempi che viviamo, sarebbe da procedimento disciplinare, quanto me. Tu, magistrato romano, tu interprete di un diritto che ancora adesso, dopo 2000 anni, insegna al mondo la civiltà, tu proclami l'innocenza di quest'uomo e poi disponi che sia messo a morte. Ma perché? Anche qui c'è un cortocircuito. Dov'è questo cortocircuito? Leggiamo il verbale.
gli atti processuali vanno letti e studiati, non così una passata e basta, no, più di una volta vanno letti, soprattutto quando qualcosa non si capisce. E qui, diciamo, l'equivoco è grosso. Pilato prima prova a rifiutare il giudizio, a dissociarsi dalla sua funzione. Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Poi, non potendo fare altro, inizia il giudizio e procede a quello che ancora adesso facciamo noi giudici nei processi. Interroga l'imputato. Diciamo che più che un interrogatorio sembra quasi un dialogo. L'imputato non è reduce e avvia con l'interlocutore un confronto simile, probabilmente, a quello avuto nelle settimane, nei mesi precedenti, anche con personaggi illustri dell'epoca, pensiamo a Zaccheo, pensiamo a Nicodemo, sulla natura del suo regno, sulle illusioni dei giudei. Ma c'è un punto in cui l'interlocutore si ferma bruscamente, non perché l'imputato si avvale della facoltà di non più rispondere. Si blocca per fatto del giudice. Avviene quando l'interrogato dice: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. E qui il giudice lo blocca. Che cos'è la verità? C'è il punto interrogativo, ma è una di quelle domande che non attendono la risposta. Tant'è che il verbale annota: detto questo, uscì di nuovo verso i giudei. Colloquio è finito. Il quid est veritas è la sintesi di ogni posizione relativistica nei confronti della realtà. La verità non esiste, è la suggestione di una piazza, è la crescenza a personaggi influenti, è quello che dicono i media, i social. Ma il discorso della verità non è senza costi. Qui il costo è la condanna più ingiusta che sia mai stata pronunciata nella storia. Ed è il passare alla storia come il giudice più ingiusto che sia mai capitato, eppure, cioè, l'esercizio successivo è stato numeroso, quindi la concorrenza è stata vivace. Tanto più ingiusta perché? Perché quel giudice aveva proclamato per 3 volte l'innocenza di colui che poi ha fatto mettere a morte. Ogni qualvolta il giudice rifiuta il factum, la giustizia finisce. Non è che finisce male, finisce. Saltiamo che intendiamoci, non che il fatto non si colga sempre con evidenza e in tutta la sua complessità, esige fatica, va accompagnato da umiltà, dal non accontentarsi della spiegazione più facile. Richiede al tempo stesso la consapevolezza che non siamo in grado di comprendere tutto quello che ci circonda. Ha bisogno di stare nei binari della più attenta esegesi della realtà e della ferma convinzione che il giudice non inventa il diritto, lo applica, non crea lui la norma, verifica se si attaglia al caso concreto che gli viene sottoposto. Se deraglia da questi binari la norma da applicare e la valutazione del fatto, non si mostra soltanto un conducente infido, fa finire la giustizia nella scartata. Una corrente ideologica, forse non maggioritaria, ma culturalmente egemone, soprattutto nel mondo giuridico, individua oggi nel giudice colui che, da interprete della sovranità popolare dal quale si era partiti circa mezzo secolo fa, in ossequio alla teorizzazione sessantottina che portò all'epoca i cosiddetti pretori d'assalto, oggi inventa, nel senso proprio del termine, il diritto nel caso concreto. Il mio presidente della Corte Costituzionale, al momento del suo insediamento, ha parlato testualmente di una classe di diritti che dobbiamo far rispettare perché sono richiesti dalla coscienza sociale. Presidente Morelli non lascia spazio alla immaginazione quando aggiunge, non in una circostanza così all'atto del suo insediamento, che la Corte Costituzionale
deve saper leggere la coscienza sociale e se deve emergere un diritto deve inserirlo subito tra quelli inviolabili da tutelare. A me è capitato per la madre intenzionale, non la madre, la madre intenzionale, e ancora col cambio di sesso durante il matrimonio. Esemplare in questa direzione, esemplare cioè di una giurisdizione che, come dice un past president della Consult, Gustavo Zagrebeschi, conferisce il primato alle ragioni che stanno nella vita del diritto rispetto a quelle che stanno nelle righe delle leggi. Per riprendere quanto teorizzava in una circostanza pubblica un paio di anni fa, cioè esemplare in questa direzione è la sentenza della Corte di Cassazione del 2007 sul caso di Eluana Englar, redatta dall'attuale Presidente della Corte Costituzionale. Quella pronuncia è pervenuta alla elaborazione quali principi di diritto che alimentazione e idratazione, se somministrate in modo artificiale, rappresenti un trattamento sanitario, e che col consenso all'interruzione di tali presidi di sostegno vitale, quando non sia stato espresso in modo esplicito, possa essere ricavato dagli stili di vita e dalle condizioni che la persona aveva prima di perdere conoscenza. Assomiglia molto di più a una norma che all'interpretazione delle leggi esistenti. Ma se la giurisdizione estende a tal punto i propri confini, alla fine la giustizia non ha più confini, per cui non si oltrepassa soltanto il limite che la separa dal Parlamento e dal governo. Oggi si apre a Catania un processo che verte proprio sulla linea di confine tra giurisdizione e attività di governo. Ma questa è storia vecchia, questa è l'epoca di Sciascia. Qui 30 anni sono tanti. Siamo giunti a interferire con le competenze della scienza e della medicina, dal caso di Bella, cioè dalla presenza di un giudice, di saperne più di tutta la comunità degli oncologi, ai vaccini indicati da un giudice come causa di autismo, dall'ILVA fino al procedimento che ha bloccato l'azione congiunta dell'Unione Europea e del governo italiano con i rispettivi tecnici contro la diffusione del batterio della Xylella tra gli uniti del sud del Puglio, ottenendo splendido risultato che per intervento giudiziario questo batterio dalla parte inferiore della meridionale della provincia di Lecce oggi è alle porte d'Italia. In questo modo il giudizio si rende autonomo e indipendente anche da quel factum costituito dal rigore e dall'evidenza scientifici. Perfino la dimostrazione dei nessi di causalità fisica diventa un fastidio. Dice, ma lo dici proprio in un'epoca in cui gli scienziati si mostrano così divisi, pensiamo alle controversie tra i virologi sul Covid-19, ma scusate, vogliamo pensare che se lì ci sono controversie e sono scienziati, il giudice da solo ne sa più di tutti? Però questo non è il giro mentale. Chiudo, ho aperto con un Pinocchio, è giusto per tentare di sollevare il tono, chiudo con Sant'Agostino, ma non Sant'Agostino filosofo teologo, Sant'Agostino facitore di anagrammi, che era una sua specialità, immagino, da tempo prima. In un confronto immaginario con il governatore della Palestina, scompone e ricompone il suo motto scettico, adoperando le stesse lettere della frase quid est veritas, compare est vir qui ares. Apozio, ti chiedi che cos'è la verità e ce l'hai davanti. Come fai a negare questo factum che è davanti a te? Lo dici tu stesso. La tua domanda contiene, non attende la risposta alla fine, perché c'era già al suo interno. Dove finisce la giustizia allora? In questi due quadri, in ogni aula di giustizia, insieme al crocifisso, qualcuno
sopravvivente, non come diciamo, simbolo religioso, ma come simbolo di speranza per chiunque si affida a un giudice. Dovrebbero esserci questi due quadri: Pinocchio davanti allo scimmione della razza dei gorilla e il giudizio di Ponzio Pilato. Perché ogni giudice dovrebbe averli davanti a sé. Se ci convinciamo che a tutto ci si può rassegnare, ma non alla defezione della giustizia, e che la giustizia è necessaria come il respiro, può capitare perfino che dotiamo di lenti adeguate. Non è impossibile, ci vuole impegno, ma ci si può riuscire. Gli occhiali che adoperiamo per leggere la realtà, e così usciamo dalla parte di un vecchio scimmione della razza dei gorilla per rendere quel ius che esige il fatto che ci è davanti. Bene, grazie. Immediatamente la parola a Francesco, così non mi azzardo. Buongiorno a tutti, non ti azzardi tu, ma non dovrei azzardarmi neppure io, perché dopo quello che abbiamo ascoltato, la cosa più saggia, forse più giusta, sarebbe quella di chiuderla e avvicinarci verso l'appuntamento del pranzo. Sì, forse la vicinanza all'ora di pranzo farà sì che le mie poche considerazioni che aggiungerò a quanto è stato detto siano più attinenti a un taglio da bassa cucina che non abbiamo nomi, come ci sono appena state illustrate. Però non ho ben capito che cosa ti attendi dal mio intervento, intanto ne approfitto per salutare che cosa si attendano i presenti, però credo anch'io di dover fare alcune sottolineature sulla base di quanto Antonio ci ha detto, provando in parte a coglierne le ragioni, in parte a coglierne le prospettive, anche rispetto all'attualità. Da dove finisce la giustizia? Io cerco sempre di non dimenticarmi mai da dove comincia. È stato in parte detto, ma io, che nella vita ho avuto tanti maestri, in questo senso cito sempre come mio maestro folgorante il mio secondo figlio Bernardo, che adesso a 16 anni, l'anno passato, come ovvio, ne è venuto anche meno, e che quando aveva poco più di un anno e riusciva ad articolare pochissime parole, un giorno davanti a una distribuzione, non ricordo se di giochi o di dolci con la sorella, che era il numero dispari, e vedendosene ricevere uno in meno, per via dell'età inferiore, mi guardò con gli occhi spalancati e disse: ma babbo, non è giusto. E come spesso accade, da questo particolare apparentemente banale e significante, o comunque di semplicità plateale, come dire, io ho colto in modo evidente il fatto che la giustizia si rappresenta innanzitutto come esigenza di ciascuno, come un termine insito nella parte più intima di noi, qualcuno potrebbe chiamarla il cuore, ciascuno gli dia il nome che crede, e allo stesso tempo come qualcosa di evidente, di oggettivo, la, non voglio dire l'istintività o la naturalezza, ma la semplicità, la verità con cui mio figlio mi guardava e affermava quello che ha affermato era la stessa con la quale ha detto: che bello la prima volta che ha visto il catinaccio, o che buona la prima volta che ha mangiato la Nutella, non lo so. Perdonatemi gli esempi, ma il tutto nasce da, come ci è stato detto poi prima, la radice, il punto iniziale, il punto sorgivo della giustizia è quello di un'esigenza che ciascuno ha e che però tendenzialmente si percepisce sempre per la prima volta come un'ingiustizia. Ci accorgiamo di aver bisogno di qualcosa, di aver bisogno del giusto, perché succedono nel mondo, nel piccolo mondo come nel grande, cose ingiuste, delle quali noi avvertiamo l'ingiustizia, delle quali noi avvertiamo la non corrispondenza
stessi e a un ordine, tra virgolette, che sentiamo di dover dare alla nostra vita, del quale la nostra vita ha necessità, come il pane o come la bellezza. Questo lo dico perché mi colpiva il fatto dell'intervento, non ricordavo questo particolare della cena, secondo me l'ha detto prima del mio arrivo, che mestiere particolare che fate, è un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo. In questo senso sta la radice non dico del nostro lavoro, sta la radice del fatto che qualcuno al giorno d'oggi scelga, o farlo facendo il magistrato, quindi forse dando l'aprile più immediato che la giustizia si realizzi, ma qualcuno oggi sceglie di spendere la sua vita, il suo sforzo nel lavoro, nel tentativo di realizzare la giustizia, di realizzare la giustizia. Proprio perché a volte questa esigenza insopprimibile è percepita in un modo tale che ci si rende conto che è qualcosa per la quale vale spendere la vita, ma allo stesso tempo se ne coglie, si coglie il fatto che è indispensabile che a farlo siano degli uomini come noi, come tutti. C'è un libro di Philip Dick, del quale è stato fatto anche un film di grande successo, che si chiama Minority Report, nel quale la giustizia in una società così perfetta viene affidata a degli esseri, degli umanoidi, della specie, a un incrocio tra uomini e macchine che si chiamano preconi, dei quali è l'assoluta certezza di imparzialità e di infallibilità. È un sistema che io, per la cosa che sto per dire, riterrei, per fortuna non può realizzarsi, ma riterrei 100.000 volte peggiore del fatto che la giustizia venga amministrata da uomini, sia pure con tutti i limiti che si hanno. E qui il secondo aspetto che volevo dire, richiamandomi all'immagine del giudice gorilla che guarda con gli occhiali d'oro senza vetro, cioè del fatto del giudice che non riesce a cogliere la realtà. Qui c'è un primo aspetto, una sottolineatura sulla quale devo dire anche, se così si può dire, culturalmente, con tanti colleghi ho combattuto una certa battaglia, mi sono anche scontrato negli ambienti privati e anche pubblici, in particolare quando ho avuto qualche piccolo incarico di coordinamento della formazione dei giovani magistrati. Oggi nell'amministrazione della giustizia un valore del quale si continua a sottolineare la centralità e l'importanza è la competenza, cioè la capacità di conoscere le leggi e, tra virgolette, di saperlo interpretare. Ben inteso, siamo tutti d'accordo, un magistrato che non conosce le leggi tendenzialmente potrebbe non essere un buon magistrato. Ma il giudice, l'etimologia della parola giudizio, l'etimologia latina è ius, dicere, ma dammi facta, tibidabius, si diceva prima. Il giudice non è un affermatore di principi rispetto alla strattezza, ma è colui che individua, sceglie ed interpreta una legge da applicare a un determinato segmento della realtà. Allora, prima di tutto, prima ancora di conoscere la legge, di saperla applicare, il giudice deve essere uno che conosce, capisce, è messo in grado di capire la realtà. Ma mi viene da dire, non so se su questo qualche sociologo mi partirebbe, forse, il giudice non può non essere un appassionato della realtà, prima ancora che del diritto. Io ho sempre pensato che un amante del diritto, punto, sia come uno che ama il regolamento del gioco del calcio. Tu ti appassioni il regolamento del gioco del calcio se ti piace il calcio, altrimenti tendenzialmente sei un disturbato. Bene, a questa capacità di leggere la realtà, che non è una tecnica, nasce come forma, come approccio a tutte le cose. Questa, a mio avviso, oggi è
qualcosa che non ci viene insegnato, è un lavoro al quale non siamo educati, che non siamo abituati a svolgere. E questo genera i più grandi errori e i più grandi fraintendimenti. Da un lato, perché c'è chi non capisce qual è il fatto che ha davanti che deve giudicare, perché non è capace neppure di leggere la realtà, quindi di sapere che se la questione riguarda una vicenda legata a un rapporto familiare, probabilmente l'applicazione stricto senso, come si dice secondo il Brocardi, di certe norme potrebbe non realizzare una giustizia nel fatto concreto. Poi c'è il fatto più grave di chi invece legge la realtà che ha davanti, non a partire da ciò che essa è, cioè dall'oggettività del fatto, ma alla luce di come lui quel fatto lo predefinisce. Ora, non entro nel merito degli esempi che sono stati fatti prima perché mi paiono soddisfacenti, ma è un dato di fatto che il confine tra interpretazione della legge e manipolazione dei fatti che stanno alla base della legge sia stato spesso da tanti di noi oltrepassato con una certa leggerezza. Poi, se ci sarà tempo, possiamo anche fare qualche piccola osservazione sulla strettissima attualità. Allora, di qui il terzo punto che vorrei sottolineare. Qual può essere la prospettiva che in qualche modo potrebbe migliorare le cose, se così si può dire? Nel senso, come si può uscire da questa visione della giustizia slegata da un lato dalle sue corrispondenze più autentiche a ciò che siamo e dall'altro lato dal fatto che essa, se si concretizza come scelta del diritto da applicare, della norma da applicare, deve farlo avendo come premessa indefettibile l'esatta comprensione della realtà. Prima di tutto io credo, dico a discapito della categoria di cui noi facciamo parte, che bisogna tenere presente da un lato che giustizia e giurisdizione non coincidono. Cioè la giurisdizione, cioè il fatto che ci sono in Italia magistrati che applicano la legge, definiscono un processo, stabiliscono nel caso concreto come va risolto in determinate situazioni, è qualcosa che non definisce del tutto la giustizia intesa appunto come insieme di esigenze e di obiettive evidenze rispondenti a ciascuno di noi. Prima mi ha colpito l'intervento del professore Bellardinelli, faceva riferimento all'ambito medico. Nell'ambito medico si è verificato quello che i sociologi chiamano la giurisdizionalizzazione dei conflitti in un modo devastante. È un'espressione, questa dei sociologi, che rappresenta il fatto che oggi qualsiasi problema che la vita ti pone può e deve essere risolto all'interno di un'aula del tribunale. Questo significa che si deve poter trovare un responsabile sempre di qualunque cosa accada, che questo responsabile deve in qualche modo aver violato una legge, e quindi se non si individua concretamente qual è la legge che ha violato, si deve fare in modo di dire che con quella condotta effettivamente però, e tutto questo deve portarlo a risarcire il danno a qualcuno, o ancora meglio a far sì che qualcuno finisca per pagare dietro le sbarre. E tutto questo succede negli ambiti più disparati, perché io non sono sicuramente la persona più titolata per parlarne, molto probabilmente un altro mano lo vedo più di me. Ma quante volte la giurisdizionalizzazione diventa un'arma di conflitto in politica? Non do giudizi di merito su quello che sta accadendo, ma noi oggi stiamo assistendo ad un processo nei confronti di un ex rappresentante del governo rispetto al quale la Camera di appartenenza ha votato per l'autorizzazione cosiddetta, autorizzazione del processo, un termine a tecnico forse, ma insomma, per farci capire, dato il delibera affinché venisse processato, e un membro di quella stessa Camera all'uscita, non ne farò il nome per non essere, ma comunque toscano, ha detto sì, abbiamo votato sì perché nessuno deve sottrarsi all'applicazione della legge. Ma che vuol dire? Ma è la Costituzione a dire che ci sono dei soggetti che per il tipo di funzione che svolgono nell'ambito dello svolgimento della vita istituzionale della Repubblica non è che sono sottratti alla legge,
ma sono sottratti ad un certo tipo di sindacato che è quello tipicamente giurisdizionale. Io sono Alfredo, tu sei un penalista, io invece sono un civilista, ma noi parliamo di un soggetto che è stato mandato al processo del sequestro di persona e nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria sono andati a fare ispezione nel luogo in cui c'erano i sequestrati. Ma voi avete in mente di un rapimento nel quale un soggetto, l'autore del sequestro di persona, durante il sequestro riceve la lista degli inquirenti che vanno a vedere cosa sta succedendo? Evidentemente non c'è qualcosa di strano. Si potrà dire, ma è un rapimento politico, benissimo, ma allora questo è noto. Forse allora questo comportamento deve essere giudicato secondo categorie che non sono quelle della giurisdizione. Perché qui non stiamo parlando di uno che ha portato via un cristiano, l'ha chiuso in uno sgabuzzino per motivi, diciamo, variamente catalogabili per un certo periodo di tempo. E mi taccio, sperando di non essere, come dire, valutato, come poi spesso accade, di quello che ho detto, come dire, attraverso una lente di ingrandimento politica e non invece sull'oggettività di quello che stavo dicendo prima. Mi avvio a concludere con due annotazioni velocissime. La prima, come se ne esce, appunto, potremmo dire, non è mai un problema di leggi, io credo. Alla capacità, all'anteporre la realtà al diritto, alla capacità di leggere e applicare le norme sulla base dei fatti, prima di tutto con umiltà, una dedizione rispetto ai fatti, alla responsabilità di saper individuare un punto in cui la giurisdizione si deve fermare perché essa non è in grado di risolvere tutti i conflitti e quindi di soddisfare tutte le esigenze di giustizia, non si esce, non si arriva modificando l'impianto normativo. Forse questo è un ambito nel quale invece occorre mettere in piedi un grande lavoro educativo di ciascuno di noi. Cominciare almeno a fare in modo che queste idee circolino, se ne possa discutere non liberamente senza essere tacciati astrattamente di eresia a priori. E l'altra cosa che volevo dire, al di là dell'anagramma di Agostino, c'è comunque un ultimo aspetto che non mi fa chiudere con una notazione negativa a tutte queste considerazioni che ho fatto. Che rimane questo sì caratteristico in particolare del nostro sistema giuridico e soprattutto giudiziario, che in particolare costituisce un punto di differenza tra questo sistema e ad esempio il sistema americano. Il fatto che da noi comunque, secondo la nostra forma di accertamento dei fatti, secondo la nostra forma di attività giudiziaria, la verità esiste ed è accertabile. Chiunque di voi, anche se non ha studiato sui testi giuridici, avrà visto per esempio tanti film cosiddetti legal thriller americani, nei quali il processo si rappresenta come uno scontro tra due opinioni, l'una delle quali vince se è più persuasiva nei confronti della giuria. Viva Dio, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue nequizie, con tutte le sue infezioni, infiltrazioni, il nostro sistema è comunque ispirato ad un principio che è cristiano, storicamente va detto, che è quello secondo il quale la verità non è l'opinione più convincente, ma è qualcosa di obiettivo e che può essere obiettivamente accertato. Intanto, grazie. Grazie. Ti do la parola al dottor Maggiore. Scusi, posso fare un intervento? Non abbiamo il tempo. Posso fare un intervento? Non c'è il tempo, scusa. Posso fare un intervento? No, mi scusa. E perché no? Questa è un'apertura. Ci vediamo dopo e ne parliamo. E dopo che se non abbiamo la scaletta. Dovrebbe in questo ambito può maturare una risposta. Allora, soltanto a margine del bellissimo intervento del collega, la mia convinzione è che due cose, e cioè la modifica legislativa e l'educazione o l'autoeducazione dei magistrati non siano incompatibili e che possano andare insieme.
a condizione che la politica decida di interessarsi della giustizia in modo organico, con uno sguardo di insieme, e questo decidere di interessarsene non può non andare nella direzione, per tutto quello che ci siamo detti finora, di restringere margini di discrezionalità che sono stati così ampi da diventare arbitri. Faccio un esempio, mi ricollego ad una suggestione che era stata data nell'introduzione che pensavo di raccogliere e poi mi è sfuggita. Come fa un essere umano a giudicare un altro essere umano? Che è una cosa, soprattutto, cioè in assoluto, ma in alcuni giudizi a me è capitato, quando ero in corte d'assise nella mia città d'origine, di leggere dispositivi di condanna all'ergastolo. Vi assicuro che nei metri tra la Camera del Consiglio e il banco dove si legge il dispositivo, il training è intenso, perché hai la consapevolezza che stai dicendo una persona, poi ciò che non è mai definito, cioè che poi comunque non è abilita, che ci sono tante tempere, però è gastro. Poi il cristiano dovrebbe chiedersi, ma io come faccio ad essere giudice a conciliarlo con il Vangelo che dice che non giudicate per non essere giudicati? A questo punto insomma cerchiamo il mestiere. La via di soluzione sta nel fatto che tu non giudichi una persona, giudichi un fatto che ha commesso quella persona. E oggi una delle tematiche più delicate del giudizio è un tendenziale trasferimento del giudizio penale dal fatto al giudizio penale sulla persona. Non voglio entrare nel tecnicismo, ma a fronte di un sistema penalistico che arranca, che vede tanti reati finire in prescrizione e altri per i quali non inizia neanche l'azione penale, taluno ritiene di esercitare una via più rapida, non uso il termine scorciatoia, cioè una via più rapida con l'attivazione delle cosiddette misure di prevenzione, che soprattutto quelle patrimoniali intervengono magari anche a distanza di anni e anni dalla commissione dei reati, ma mettono per terra una persona, perché gli tolgono il patrimonio. E lì la valutazione finisce per essere sulla persona. Non sì, certo, elementi di fatto, tutto, ma fai un giudizio sulla persona. Giudizio sulla persona non compete all'essere umano. Ora, mi rendo conto che tanti nostri colleghi hanno di sé un'autostima così elevata da ritenersi partecipi del giudizio di Dio. Però poi anche in questo caso la realtà, soprattutto il tempo che scorre, dimostra che insomma invece non sono più io. Ma non ci vuole molto, basta pochissimo tempo. Quindi l'intervento legislativo avrebbe il senso di ricondurre per quello che si può la dimensione della sanzione penale più agganciata al fatto. Questo vale anche per il settore delicatissimo dei medici, che è emerso, c'era già prima, ma è emerso in tutta la sua drammaticità con l'emergenza Covid. Che bisogno c'è? Lancio una provocazione, mi rendo conto sia alta, ma per un medico che il cui errore non sia dovuto al dolore, sia dovuto alla colpa, magari in un contesto in cui la scelta viene chiesta in tempi strettissimi e avendo non tutti gli elementi a disposizione, di attivare un giudizio penale, perché non ci si, tra virgolette, accontenta del giudizio civile, posto che poi l'accertamento della colpa medica si basa soprattutto su perizie, quindi su atti scritti, che sono proprio più del giudizio civile che del giudizio penale. Quindi l'intervento sulla legge potrebbe fare qualcosa se il legislatore fosse meno pallido e magari decidesse un po' più di interessarsi. Quindi, cioè, le due cose non sono incompatibili, avere un briciolo di coraggio e un briciolo di competenza. Quindi il cumulo delle carriere è possibile. Poi certo, ricordo qualche
qualche mese fa un editoriale di Paolo Mieri che diceva: ma con quello che sta succedendo alla magistratura italiana non cambierà mai nulla finché dall'interno qualcuno non proverà certe cose a dirle, non in toni soft. E ci stiamo provando, ci stiamo provando. Questo è un passaggio molto impegnativo che però un gruppo di persone, collegandosi anche con avvocati, con docenti di materia giuridica, sta provando a fare. Abbiamo iniziato, se non iniziassimo avremmo lo scrupolo di non vedere mai i risultati. Non sappiamo quando questi risultati si coglieranno, ma iniziare è certamente la premessa per arrivare a qualche risultato. Grazie ancora. Grazie ancora.